Portaci la ragazza e annulla il debito. Portaci la ragazza e annulla il debito. Seguimi pure se vuoi! Non ti permetterò di prenderla, mi hai sentito? Eh? Pezzo di merda piumato! Non ti permetterò! Neve. Siamo a luglio. Elizabeth! Mi senti? Thank you.
rosso all'inferno. Nessun posto è sicuro. Questi pensieri mi consumeranno. Dannazione, devo trovare un'entrata. Va bene. Senti, voglio solo vedere la ragazza. Chi erano quelli? Non importa, devo solo raggiungere l'ufficio del direttore. È troppo tardi per quello. Tuo padre ti ha dato una splendida casa e hai deciso di distruggerla. Non è mio padre. Suppongo che il sifone sia una specie di guinzaglio. Sì, me l'ha messo mio padre. Ma quando è arrivato il momento, io non l'ho tolto. E se l'avessi fatto, solo per scoprire di essere obbediente come prima? Come mio padre, potevo vedere ciò che sarebbe stato. Poteva essere e non doveva essere. Lasciateli liberi! Liberi!
Le nostre menti nascono infettate dal peccato. Alcuni sono così compromessi che non troveranno mai la redenzione. La mente deve essere sradicata. I miei figli sono senza peccato, senza difetti e senza scelta. Qual è infatti il valore della volontà se lo spirito è inadeguato? Linda, ti va di pregare con me? Mi stanno facendo male, per favore, lasciami andare. Noi ti cureremo. Non sono malata. Il tuo spirito sì. Volevo solo vederti realizzare il tuo potenziale. Sono il dottor Pettifog, Elizabeth, e mi prenderà cura di te. Stammi lontano. Ribelle, anche dopo tutto questo tempo. DeWitt ti ha abbandonata. Devi lasciarlo perdere, cara. Lui verrà. Inutile!
aiuti! Non riesco a prenderlo di mira! Arrenditi! Dovrai mangiare prima o poi. Se stai resistendo in attesa di The Witcher, morirai di fame. Avanti ora. E cosa ricevette il signore in cambio dei suoi doni? Eva e la Mila. Sodoma e Gomorra. L'umanità aveva fatto un assegno scoperto e il diluvio era l'unico modo per pareggiare i conti. E che cos'è Columbia? Se non un'arca diversa in tempi diversi. La bimba è pronta. È ora. Profeta, anche se la curiamo, perché pensa che farà ciò che le chiede? Mia figlia ha due problemi, dottore. Uno è la malattia, che lei curerà con la sua scienza. L'altro disturbo è di natura spirituale. Di che disturbo si tratta? La speranza. Domani hai l'operazione, sai? Ti conviene mangiare? Oh, ti aspetti ancora che The Wit faccia irruzione e ti liberi, vero? Sono passati 6 mesi. 6 mesi?
portaci la ragazza e annulli il tuo debito. Ma alla fine sarà lui a dover pagare per tutti noi, non è vero? Dove comincia la sua colpa? E dove termina la mia? Ecco l'interruttore.
ciò che ho fatto non può essere cancellato. Non posso fermare ciò che ho avviato. Ma forse posso impedire che inizi del tutto. Lui era la mia prima speranza. Ora è la mia ultima. Ora potrò andare di sotto e raggiungere Elizabeth. Giratelo! Sparategli! Uccidetelo! Domani il guinzaglio sparirà, perché tutto questo deve finire. Ma anche distruggendo il sifone, sarò forte abbastanza da vedere tutte le porte e aprire quella che voglio. E se lo portassi qui, chi può dire se sarà in grado di affrontare i mostri che ho creato? Elizabeth, tieni duro! No,
cosa? Uno squarcio. Cosa? Perché chiedi cosa? Quando la domanda è quando? Vive, visse, vivrà. Muore, morì, morirà. Sono i pazzi a gestire i manicomi. Mi ascoltano nemmeno più. Non posso fare altro che guardare mentre ciò che ho innescato raggiunge lo stadio terminale. Ho usato tutto quello che avevo per portarti qui. Elizabeth, non capisco. Ti ho sentita urlare. Stavo venendo a salvarti. Siamo... Ecco. Prendi la mia mano. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Puoi dire quello che vuoi di Comstock, ma era un indovino coi fiocchi. Non è stata la tortura a piegarmi, e nemmeno l'indottrinamento. È stato il tempo. Il tempo fa marcire tutto, Booker. Anche la speranza. Stavo venendo. Songbird. Ti ferma sempre. Sì, ma avrei trovato un modo. No. Troppo tardi per me. Ti ho portato qui per il tuo bene. Il tuo e il suo. Ecco. Che cos'è questo? È per lei. Saprà come fare a leggerlo. Che cosa dice? Sono consigli. Consigli su cosa? Come non diventare mia. Sono tornato. 1912. Prima che lei. C'è ancora tempo. Elizabeth! Voi due di sopra, se diventa irritabile usate le macchine su... Comstock! Cosa le stai facendo? Lasciala stare! DeWitt, come definire il tuo intervento? Troppo poco e troppo tardi. Entrare là dentro. Forse se spegnessi quelle macchine dal piano di sopra. No! 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 Non possiamo darle qualcosa per calmarla. Beh, il profeta dice che il dolore è metà del processo. Quando il corpo parla, lo spirito ascolta. Senti quello urla di Winter? Quello è il suono della tua interferenza. Hai condotto alla tentazione mia figlia. Lei non è tua figlia! Forse non ora, ma crediti quando ti dico che lo sarà. Vieni fuori dove posso vederti! Fermateli! No!
marito! Cos'è l'anarchia se non un pugnale nella schiena del profeta? Uccidetemi! Elizabeth, arrivo subito!
Ci penso io. È tutto ok? Ok, ora sistemo tutto. Sei pronta? Fallo e basta. Ecco. Dammi una mano qui. Credo che qualcuno volesse che l'avessi tu. Che cos'è? Leggilo e basta. Il tuo sogno su New York sia vera. E sono io che... Ci ha dato un modo per superare Songbird. Troveremo un dirigibile e ce ne andremo. Parigi, Elizabeth. Ricorda, volevi andare a... Ce ne andremo. Dobbiamo trovare Comstock. Perché? Hai visto in cosa mi trasforma. Non glielo permetterò. E allora che fai? Vuoi ammazzarlo? Ora vuoi farmi la predica, Booker? Dimentichi che ti conosco. Non lascerò che tu lo uccida. Davvero, Booker? E cosa intendi fare per fermarmi? Niente di niente. Perché lo ammazzerò io per te. Bene, ora troviamo il profeta. Il dirigibile di Comstock è fuori. End of the Prophet lo chiama. E come fai a saperlo? Sono qui da un po'. Da quanto? Abbastanza. Spero che Comstock abbia ottenuto ciò che vuole da me. Perché non ha molto tempo per usarlo. C'è una serratura. Faccio una prova. Fatto. Pensi di poterla aprire? Davvero? Quella vecchia serratura. Ecco. Ciò che ha ordinato il dottore. La procedura dovrebbe essere di immenso aiuto coi problemi che abbiamo avuto con la ragazza. Una volta innestato il dispositivo, qualsiasi tentativo di alterare lo stato delle cose scatenerà una dolorosa scarica elettrica. Pavlov fece salivare un cane. Noi la faremo piangere. Non ha alcun senso. Tutto quanto qui ha un codice che riesco a capire, eccetto questo simbolo. È una gabbia. Ti ha detto nulla a riguardo? No,